Ci è mancata secondo me anche un po' di cattiveria, un po' di cattiveria anche. Anche a mette fredda, l'attaccante Claudio Sparacello ha ribadito nella conferenza stampa di ieri quello che è stato un po' il ritornello del dopo Monza. È mancata la cattiveria giusta per tenere il prezioso vantaggio realizzato da Infantino a 10 minuti dal termine, ma aggiungiamo noi, è mancata anche una buona dose di attenzione visto che la squadra ha incassato il pareggio dopo nemmeno un minuto. Secondo me, quando le cose ti girano anche in maniera negativa, sei anche un po' influenzato, però è normale che se prendi un gol è colpa nostra, quello sicuramente. Dalla squadra il discorso si sposta poi a livello personale. Sparacello contro il Monza ha disputato la migliore partita da quando è a Teramo e si candida a fare coppia fissa con Infantino anche per le prossime partite, nonostante la concorrenza. Venivo da 6 mesi dove avevo giocato veramente, veramente poco. Sabato stavo molto bene fisicamente e spero di continuare così. Penso che la competizione nel calcio sia la cosa più bella, perché quando c'è la competizione cerchi sempre di impegnarti più del compagno. Però sì, può essere che mi senti in competizione, però cioè non è una cosa personale. Cioè io vengo al campo ogni giorno, mi alleno per migliorare, poi sta al mister decidere chi deve giocare. Sabato trasferta difficile ma non impossibile a Ravenna. Inutile fare tabelle, occorre solo fare punti per dare la necessaria continuità fondamentale per raggiungere l'obiettivo della salvezza diretta. Ancora Sparacello. Dobbiamo andare lì con l'atteggiamento di vincere la partita. Dobbiamo scendere in campo ogni sabato, ogni domenica, quella che è, senza fare pronostici, senza fare niente, senza pensare a quanti punti mancano. Dobbiamo pensare partita dopo partita, perché solo così secondo me possiamo raggiungere il risultato che è la salvezza.